La Commissione è stata già informata più o meno del contenuto della sua tesi, che verte essenzialmente su due temi fondamentali: il problema del signoraggio bancario e soprattutto il potere della sovranità monetaria e il ruolo assunto, soprattutto negli ultimi anni, dalle banche, in grado di sviluppare un potere che alcuni chiamano addirittura in termini di biopotere, potere sulla vita, che è l'argomento della sua tesi. Lei praticamente tratta un po' di modelli di governance del potere finanziario, se vogliamo metterla da questo punto di vista. Allora chiederei di presentare alla Commissione e al pubblico appunto questi due aspetti principali del signoraggio, ma soprattutto il secondo aspetto. Sì. Questo studio ha origine da una ricerca di circa tre anni fa. Intrapresi questa ricerca analizzando quello che è il denaro, perché noi economia, nonostante il denaro, la moneta sia il centro dell'economia, tendiamo a sottovalutare quello che è il denaro. E qui appunto una frase di Ezra Pound molto significativa, che appunto afferma che i disordini non avranno mai fine, non avremo mai una sana amministrazione della res pubblica se non acquisteremo una nozione precisa e netta della natura e della funzione del denaro. Questo è importante perché il denaro risulta essere fondamentale non solo nel sistema economico ma anche nel sistema sociale, quindi non solo di mercato. Il denaro e la moneta ha dei valori. Noi conosciamo il valore economico, ovvero quello che ci consente di acquistare un bene. Anche un bambino andando ad un negozio, comprerà la caramella tramite il denaro, e il bambino lo comprende bene questo. Però c'è un valore simbolico che è ancora molto più importante, che noi trascuriamo anche all'interno dell'Accademia Economica, ovvero che il denaro consente non solo di acquistare, ma anche di acquisire, espropriare, consente di dominare e controllare un sistema di mercato e anche sociale. E infatti il valore simbolico che noi trascuriamo è rilevante perché in queste due lire possiamo vedere che a sinistra noi guardiamo appunto il valore economico, 500 lire, 1000 lire, però ci sono dei valori importanti, quali appunto che la moneta rappresenta l'espressione di un'autorità sovrana ed è il simbolo di potere. Teoricamente la sovranità dovrebbe spettare al legittimo sovrano, proprietario. A sinistra la sovranità era rappresentata dalla Repubblica Italiana e possiamo leggere il biglietto di Stato a corso legale. A destra abbiamo invece una banconota o nota di banco che invece veniva emessa e stampata dalla Banca d'Italia. Ora, fare queste due differenze è irrilevante se le due istituzioni fossero dipendenti l'una dall'altra, ma se le due istituzioni sono indipendenti, si sono scisse negli anni '80 tramite appunto la scelta di Andreatta e Ciampi, risulta essere rilevante questa distinzione. Perché? Perché anche all'interno stesso della Banca d'Italia c'è un conflitto di interessi interno palese, perché il 95% della banca, delle quote di capitale all'interno della Banca d'Italia, dopo gli anni 90 e la privatizzazione delle banche commerciali, risulta essere in mano di privati. Soltanto il 5% è in mano a INPS e INAIL. Questo ovviamente porta a un conflitto di interessi perché la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico e non privato teoricamente. Non dovrebbe essere privata anche perché si sono scoperte pure delle dinamiche dove la Banca d'Italia detiene anche dei conti alle Cayman, conti che comunque riguardano dei denari teoricamente del pubblico, dello Stato, dei cittadini. E peraltro l'acquisizione e la privatizzazione della Banca d'Italia interna, parliamo di sostanza non di forma, è stata fatta contro legge perché il comma 3 del vecchio statuto prevedeva che le quote di capitale dovevano essere in mano, come possiamo vedere, vediamo qua, puntiamo, in grassetto, dovevano essere diciamo, appunto possedute da enti pubblici. E vediamo invece che gli enti pubblici ne hanno solo il 5%, quindi ovviamente questo non dovrebbe essere giusto. Ho dimenticato, nel comma 3, nel 2003, delle ricerche di studi Mediobanca di Fulvio Coltorti hanno dimostrato la privatizzazione interna della Banca d'Italia
solo tre anni dopo hanno eliminato questo comma, perché appunto dovevano legalizzare teoricamente un illecito, perché appunto la legge prevedeva altro. Anche senta, scusi, la interrompo un attimo su questo punto che mi sembra particolarmente importante. Lei sa, perché ne abbiamo discusso, che nel settembre scorso, quindi meno di 6 mesi fa, c'è stata lo statuto della Banca d'Italia non è cambiato in sé per sé, ma c'è stato un nuovo intervento di carattere legislativo che ha portato a una rivalutazione delle quote di capitale, sì. Quei 156.000 sono diventati 7 miliardi circa. Sì, peraltro sì. È rimasto, la struttura proprietaria è rimasta invariata o c'è stato qualche La struttura proprietaria, teoricamente è cambiato appunto il capitale sociale, l'hanno dichiarato praticamente un po' più alto, diciamo ovviamente, perché sì, la cifra è molto ridicola quella che leggiamo. È stato sì, ovviamente anche questa nuova riforma ha sempre favorito sempre gli stessi soggetti, ovvero gli enti privati e gli azionisti che avevano le quote di capitale interno. Perché appunto ciò che viene fatto per interesse, cioè non viene fatto per l'interesse pubblico. E, la moneta, come la banca, risulta essere al 94% privata, peraltro non è semplicemente privata, ma è una moneta non moneta, cioè un surrogato del denaro, perché il denaro vero, quello legale, è praticamente quello, le monete coniate, le banconote, ed equivale soltanto al 6%. Si dice aiosa acchiosa, abbondante e fasulla. Noi oggi viviamo appunto una moneta privata, una moneta che praticamente è falsa, che desta stupore, come nel saggio di Baudelaire, al poveretto che riceve la moneta falsa, però una moneta rischiosa, perché è pericolosa, diciamo, girare con un sistema privato è falso tendenzialmente. Una domanda fondamentale: se la moneta è l'ossigeno dell'economia, noi daremmo mai l'ossigeno in mano a un privato? Ovviamente la risposta, con un barlume di ragionevolezza, dovrebbe essere no, perché il privato agirebbe nel limitare, ridurre la risorsa e incrementare il profitto nel rapporto presso quantità. Purtroppo la moneta è privata. E ovviamente questo ha delle conseguenze importanti. Perché? Perché se la moneta è privata ed è in mano alle banche, che non sono i sovrani, il sovrano dovrebbe essere lo Stato, il popolo, cioè comunque non la banca, l'euro, così come è stato concepito in assenza di uno Stato, quindi questa è una questione anche di carattere appunto politico, di politica, risulta essere, come Olli Rehn ha dichiarato, perché c'è una carenza legislativa dove non si comprende bene chi sia proprietario, perché la Costituzione non lo conferma, non lo sancisce. Affermare che la sovranità appartiene al popolo è riduttivo, perché noi non siamo sovrani di casa nostra, noi siamo i proprietari e nessuno lo sancisce. La banca in questo modo diventa la prima, si trasforma appunto questo rapporto piramidale di potere, dove lo Stato diviene semplice intermediario, esattore delle tasse. Le tasse perdono la ragione sociale, perché poi si devono rincanalare nelle banche, perché le banche sono le proprietarie della moneta. Appunto, come possiamo capire che con moneta privata lo Stato diviene a partecipazione privata ed è appunto una perdita della democrazia. Noi non perdiamo solo ricchezze, ma anche diritti oggi. Facciamo venire con il signore, ma è carino. E tutto il sistema cosa porta? Ha un sistema bancario che utilizza una moneta in forma di debito, perché noi ci indebitiamo per la moneta e paghiamo anche degli interessi molto onerosi, tendenzialmente per una carta colorata, nel senso che dobbiamo capire chi genera il valore della moneta. La comunità formata dallo Stato e dai privati crea ricchezza reale tramite il sudore della fronte, cioè siamo noi che con il lavoro generiamo valore a quella moneta. Se il sistema è così compreso, cioè la moneta viene addebitata alla comunità, che è indipendente dalle banche, si viene a creare un circolo vizioso dove i banchieri prelevano ed espropriano le ricchezze di altri. Peraltro, l'indebitamento, che noi parliamo spesso di debito pubblico, ha origine proprio nell'anno in cui la Banca d'Italia smette di fare la Banca d'Italia,
perché si scindono, avviene lo Stato è solo dall'Italia, 4 viene dal debito per cento, il denaro, una schiavitù debitoria. Il denaro ha un valore ed è praticamente il contenitore, sono appunto che alienante tra lavoratore e il valore del lavoro. Se noi la proprietà del denaro la diamo ad altri, significa che anche il nostro lavoro sarà dato ad altri, cioè si crea una forma di schiavitù, perché se noi lavoriamo per altri, in modo coercitivo per altro, significa che noi siamo schiavi. Questa è appunto una nuova forma di schiavitù. E questa frase di Thomas Jefferson, un presidente di Stato, perché ci sono tante fonti storiche che dimostrano questa conflittualità tra banchieri e persone appunto e l'istituzione appunto statale, che afferma che se il popolo permetterà che siano banche private a controllare l'emissione della nostra moneta, prima con l'inflazione e poi con la deflazione, le banche e le multinazionali che sorgeranno toglieranno al popolo tutte le proprietà, perché ovviamente la moneta non diviene più un mezzo di scambio, ma diviene un fine ultimo di arricchimento. Ovviamente senza la proprietà sulla moneta, perché appunto è importante capire chi è il legittimo proprietario, noi, e senza la proprietà monetaria, ovvero quella di poter agire sulla moneta, perché la politica monetaria è uno degli strumenti base dell'economia, cioè insieme alla politica fiscale, senza di questa non potremmo far nulla, ma non solo in termini economici, ma anche in termini politici, sociali, quindi è una rilevanza importante avere una solidarietà monetaria. E... andiamo avanti, andiamo a seguire. Le monete non solo permettono di acquistare un bene, ma consentono appunto di acquisire e espropriare. Negli anni, nella seconda guerra mondiale, ho letto un libro di Southard, molto interessante, scritto nel 1946, dove questo professore di economia parla di non una liberazione degli americani e degli inglesi, bensì di una occupazione. Loro in quegli anni utilizzavano delle monete militari tramite le quali acquisivano risorse, pagavano le truppe, delle monete che non avevano nessuna autorità preposta al controllo, che erano convertibili col piombo, come appunto diceva il grande Randoiocolo, perché? Perché non erano convertibili, cioè erano imposte militarmente. E queste erano le lire, cioè le lire americane, ne stamparono circa 917 milioni, che arrivarono con delle casse, 23.000 casse, da l'Inghilterra, le stamparono anche in Tripolitania, in Nord Africa, queste sono appunto in Italia, le fecero circolare in Austria, in Germania, in Grecia, e in Francia ebbero una situazione un po' diversa perché erano alleati con gli inglesi, però tramite queste monete, che in Italia vi furono appunto le ammonire fino al 52, e loro praticamente gli inglesi e gli americani praticamente acquisirono molte ricchezze italiane e indebitarono l'Italia e gran parte del Mediterraneo. Le monete non sono appunto solo militari ma anche coloniali. In Africa ci sono 14 paesi africani che tramite il franco sono praticamente colonie. Ecco, qui entra in gioco appunto il signoraggio. Che cos'è il signoraggio? Sono tutte quelle rendite, quei redditi monetari che si generano dalla creazione della moneta, prestito a interesse, quindi operazioni creditizie, e anche finanziarie con il prelievo delle risorse altrui. Questa è una moneta coloniale appunto che circola in Africa, sono 14 paesi africani che sono colonie, perché vengono espropriati tramite la moneta e il valore del lavoro viene dato praticamente al tesoro del francese, appunto alla Banque de France. Ora non me ne vogliate, però un'altra moneta coloniale è l'euro. Perché l'euro? Perché così come è stata concepita, l'euro non è una moneta realmente comune. Perché? Perché innanzitutto è data in mano a una banca e non è lo Stato ad esserne sovrano. Godley, un economista già negli anni 90, prevedeva che tutti gli Stati che avessero appunto apportato l'euro sarebbero divenute delle colonie. Perché delle colonie? Perché vengono privati della politica monetaria. Non possiamo stampare, per esempio, denaro. Keynes diceva a questo proposito che è assurdo, perché il denaro non può mancare. Può mancare una materia prima, possono mancare i macchinari, il capitale umano, ma non credo con questo alto tasso di disoccupazione che mancano persone per lavorare. E il denaro non può mancare, perché sempre Zerapound diceva che dire che uno Stato non ha i soldi per creare una scuola è come dire che un ingegnere non ha i metri per creare le strade. Perché? Perché la moneta è una misura del valore, è un metro.
non può mancare il metro. Cioè capiamo che c'è qualcosa che non va. Lo stesso Keynes affermava e diceva: ma se avete macchinari, materie prime, capitale umano, non potete stare fermi perché manca del denaro. Capiamo bene che o si sono rotte le stampanti, o affido l'inchiostro, o ci stanno prendendo un po' in giro. Probabilmente appunto è la terza. Però c'è un problema che sorge a questo punto, e con questo la invito a chiudere, ovvero che dalla fine di Bretton Woods, dalla fine della paletaura fra dollaro e oro, di fatto viene a mancare un metro di misura del valore della moneta. Sì, a maggior ragione perché viene a mancare un metro di misura. Luigi Einaudi parla dell'alto adagio come il flagello di Dio. Noi dobbiamo controllare in modo trasparente e democratico la moneta e non delegarla in mano privata che tramite i trattati Maastricht per esempio operano in modo riservato con responsabilità giuridica e indipendente politicamente. Ovviamente si viene a creare un sistema totalmente sbagliato, siccome l'uomo appunto incomincia a capire tutto questo meccanismo, perché la verità ormai è emersa sulla truffa monetaria, perché Galbraith parla pure chiaro, è una truffa monetaria, cioè c'è un malconcepimento che porta ad a portare la stessa società, diviene insana, perché il riflesso di una moneta insana si riporta anche sulla società. E allora che si fa? O per essere esistere monete monetarie ci sono monete solidali. Queste sono delle forme di monete complementari, il SIMEC non era una moneta complementare perché toglieva il monopolio alla banca e allo stato di emissione, però diede ossigeno perché appunto Giacinto Auriti spiegò tramite la teoria del valore indotto che la moneta non è solo misura del valore ma è anche valore della misura, spiegando che il valore appunto viene generato da chi lo accetta, da chi scambia, non da chi lo emette. E questo è importante. E questo è un progetto Sicilia, il grano che sto seguendo da lontano, molto interessante. E poi lo Sheck che è nato a Napoli nel 2007, dalla scritta Signore e signori, il signoraggio signora, dal denaro al donare, capiamo bene l'importanza di quello che è il denaro e la moneta. Queste sono forme complementari che però non vanno a risolvere il caso e il problema rilevante, che si può risolvere solamente ripristinando la proprietà e sovranità monetaria. Grazie. Bene, io direi che può bastare. Altre domande? Un attimo per favore, professor Vero. Dopo questa sentita relazione, una domanda tecnica. Ma quanto ammonta il signoraggio della BCE, sapete non è un segreto, è scritto sul bilancio, e come viene utilizzato? Il signoraggio della BCE, il problema è che ci sono delle dinamiche che... No, quanto è? Quanto ammonta? Ammonterà abbastanza, perché c'è... Sul bilancio? No, sì, c'è scritto sul bilancio, non ho revisato, ci sono tanti zeri. La questione è che ci sono tante monete che non sono nemmeno diciamo, contabilizzate nella stessa BCE, perché ci sono monete... No, signoraggio c'è. Certo, quindi c'è. È una realtà che conosciamo, lei ha fatto la tesi sul signoraggio. Sì, sì. E le chiedo quant'è, come viene utilizzato, tutto lì. Come viene utilizzata? Certo, viene utilizzata in forma privata con interessi privati. Viene utilizzata anche... No, come viene utilizzato? Viene dichiarato come viene utilizzato. Come viene utilizzato? Viene utilizzato in quanto un'istituzione che agisce in forma privata, perché la Banca Centrale Europea non è... Dove va a finire? Come viene speso? Non lo so, cioè la BCE è blindata, quindi non è che si può sapere, cioè, deve considerare che la moneta innanzitutto non è contabilizzata, perché ci sono monete elettroniche e impulsi elettronici che non vengono contabilizzati, i derivati sono forme monetali che sono in forma... Signoraggio. Il signoraggio della Banca Centrale Europea viene messo a bilancio, certo, della Banca Centrale Europea, sì, e favorisce un utile, corrisponde nel bilancio perché è un bilancio attivo, favorisce un utile. Sì, però... Che però, probabilmente avrà la capacità di rivalutazione delle quote delle partecipazioni. C'è. Potrebbe essere teoricamente sì. C'è un signoraggio che viene pubblicato da bilancio. C'è. Ma parliamo di cifre che sono di fanta miliardi di cassette. Se stiamo qua a contabilizzarle. Il bilancio
ci sono professori di ragioneria generale che affermano e confermano che ovviamente le monete utilizzate non sono tutte contabilizzate e loro fugano tramite falsi in bilancio, fugano quel denaro che non ha contrastato. Questa è fantasia, scusi, è fantasia questa. Purtroppo è così, cioè è fantasia, è fantascienza, ma purtroppo la realtà è questa. Purtroppo la realtà è questa. È pure documentato e testimoniato da tanti professori economisti e quindi non. Beh, questo dimostra se non altro che l'argomento meriterebbe. Allora, ci sono altri interventi? La ringrazio, grazie.